pezzatino di pecora cotto con patate e pomodori, una ricetta dal sapore antico, legata al rito della transumanza. A Capracotta ieri è tornata la pezzata. Come per tanti altri eventi che ripartono dopo i 2 anni di stop forzato, anche questo sul pianoro di Prato Gentile ha fatto segnare un record di presenze. In fuga dalle temperature torride tra i monti dell'altissimo Molise, in migliaia ieri lì a gustare la prelibatezza del piatto tipico dei pastori. Una volta, quando andavano in transumanza, moriva una pecora per strada che si azzoppava, loro la recuperavano, la cuocevano, facevano la pezzata e se la mangiavano. Noi stiamo cuocendo una 60ina di agnelli e una 20ina di pecora. Sì, questa è la mia prima volta. Da chi fa? Ho sempre mangiata. Vabbè, la carne di pecora ovviamente, e il brodo si fa con classico brodo, pomodori, cipolle, carote, sedano e patate. Bellissimo, non si può descrivere. È un'emozione stupenda quella di oggi, perché finalmente torniamo a rifesteggiare la nostra adoratissima pezzata. Come ben vedete abbiamo ragazze veramente giovani e meno giovani, veramente che ci danno una mano, là tantissimi uomini, ragazzi, bambini, che senza di loro non potremmo fare nulla. Dopo 2 anni c'era una gran voglia da parte nostra e anche da parte degli operatori, perché sicuramente questa è una giornata che porta tanta linfa agli operatori locali, tanta gente sicuramente. Anche negli anni passati non è semplice quantificare, però nell'ordine di 5-6 mila persone sicuro. Sì, sì, già abbiamo prenotato, vedi? Tutto l'occorrente per prendere la pezzata, l'arrosto. E speriamo che non piove, tutto qua. Da Bagnani del Trigno. Sì, sì, ci è sempre piaciuta. Venivamo quando eravamo io piccola, adesso porto i miei figli. La pezzata. Sì, 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 ci piace. Da noi abituati a stare all'aria aperta, è una bellissima cosa ritrovarsi in mezzo alla gente, insomma. È molto bella, me ne hanno parlato molto bene. Ci ha fatto piacere venire a visitare questo posto. Far partire da qui un messaggio importante, cioè il Molise ce la può fare, e soprattutto territori come questi che hanno ancora una storia bella da raccontare, perché abbiamo questi paesaggi, questi ambienti così incontaminati e abbiamo soprattutto delle produzioni tipiche importanti, possono essere il luogo da dove far ricominciare, insomma, una nuova storia. E la nuova storia evocata dal sindaco di Capracotta, Candido Paglione, è un auspicio che senz'altro può essere esteso al Molise tutto.